seguendo la cultura della Free Library che c'è in tutto il mondo, la casetta dei libri ha l'obiettivo di creare senso di comunità e socializzazione fra i cittadini, fra gli abitanti del quartiere. La casetta dei libri non è solo un modo per invogliare la gente a leggere, ma leggendo e scambiandosi dei libri scambi inevitabilmente opinioni ed esperienze, ed è questo che crea la vera socialità, è questo che crea senso di appartenenza al comune, è anche un senso di responsabilità e dovere per i luoghi che noi cittadini abitiamo, quindi in questo caso il parchetto di Via Luca della Robbia, dove la WISP di Pesaro Urbino ha in gestione i due campetti sportivi di calcio e di basket. Si possono prendere in prestito i libri, si possono donare i libri. E a questo proposito è stata fondamentale la collaborazione delle associazioni del territorio, alle quali abbiamo chiesto i libri, quindi ci sono i libri dell'UICI, l'Unione Ciechi, ci sono i libri tattili per i bambini, il percorso Donna, ci sono i libri della Jolly Roger, Teatro per Bambini, Caritas, Ittico Art Lab, l'Associazione Amici della Prosa, chiedo venia se mi sono dimenticata qualcuno. Nonostante la pandemia e il Covid siamo contentissimi di aver avuto una risposta da parte non solo degli abitanti del quartiere centro, ma anche persone che vengono da altri quartieri e con la voglia e l'intenzione di frequentare i corsi che abbiamo attivato a Luca della Robbia. Non solo le periferie, ma quindi anche il centro, è importantissimo avviare delle attività ludico-motorie per chi non si può spostare, per esempio come gli anziani, abbiamo attivato la ginnastica dolce per anziani, possono venire qui a Luca della Robbia a piedi, i bambini, è stata un'esplosione del corso Attiviamoci, non vedevano l'ora di uscire da casa, il basket che è stato attivato grazie alla collaborazione con l'associazione sportiva dilettantistica Proca Basket, lo dice la parola stessa, WISP, Unione Sport per Tutti, dove non ci sono attrezzature, dove non ci sono impianti, la WISP arriva e adatta le attività, le discipline sportive, le attività ludico-motorie ai luoghi dove si trova, quindi appunto WISP Sport per Tutti.